Buonasera a tutti, un appuntamento interessante di approfondimento per questo speciale Grazie a Dio è venerdì con due ospiti che sono qui nei nostri studi. Il professore Messina, che è presidente di una Ollus, la Conchiglia, amici della chirurgia pediatrica di Siena, e poi abbiamo il vicepresidente della compagnia teatrale Il Grappolo, che è stato già nostro ospite, e sono contenta di riaverlo qui per promuovere questa bellissima opera che porteranno al Teatro dei Rozzi, la commedia La Bottega del Diavolo. Allora, iniziamo a capire perché sono insieme, anche se abbiamo già affrontato il tema del sostegno della Compagnia del Grappolo alle associazioni che ne hanno bisogno per la raccolta fondi. Allora, intanto due battute col professore Messina e questa Ollus, la Conchiglia, amici della chirurgia pediatrica di Siena. Intanto, quando è nata questa Ollus, professore? Buonasera a tutti, grazie di essere qui. È nata nel 2010. Nel 2010 perché abbiamo visto che c'era l'esigenza di aiutare, se così vogliamo dire, il bambino chirurgico. Il bambino chirurgico perché dal 2007, al di là della, prima che nascesse la Ollus, noi tutti gli anni andavamo in Kurdistan a operare i bambini in Kurdistan, e nello stesso tempo avevamo visto questi bambini, infatti abbiamo fatto una convenzione, venivano da noi a essere operati a Siena, specialmente quelli che non potevamo operare lì, e avevano bisogno di tante cose. E allora abbiamo creato questa Ollus a sostegno dei bambini chirurgici. Un impegno importante perché tocca un momento molto particolare per i bambini, cioè non è quando un bambino si ritrova in chirurgia, deve affrontare veramente un percorso importantissimo. E in questo la Ollus li accompagna dalle piccole cose, cioè dall'allestimento di un luogo che li accolga in un certo modo, come abbiamo qui la chirurgia pediatrica a Siena, che mi diceva tutte stanze tematiche, colorate. Esatto. Diciamo questo, che il concetto nostro è quello di prendersi cura del bambino. Quindi prendersi cura vuol dire tutto quello che c'è attorno al bambino, quindi le stanze di degenza, sono tutte colorate a tema, sono veramente bellissime, devo dire. Abbiamo dato alla mamma la possibilità di dormire, quindi c'è il letto per il bambino e il letto per la mamma, il divano letto. Abbiamo dato la televisione in tutte le stanze, perché per i bambini anche questo è importante, il frigorifero, cioè sono tutte cose che si possono fare con una Ollus. Ecco. Senza ombra di dubbio, anche perché l'impegno è importante, gli strumenti alcuni sono veramente necessari, e poi ci sono quelli che sembrano poco importanti, invece sono un grande sostegno per accompagnarli in questo percorso che per alcuni è anche molto lungo. E invece la Ollus poi fa un altro tipo di lavoro, che è anche un lavoro proprio tecnico, vostro, materiale. Tre chirurghi che partono da Siena per andare in paesi dove c'è la guerra e intervenire su quei bambini su che quei non bambini. Avrebbero altrimenti nessuna possibilità. Ci racconti qualche cosa? Sì, ora da un paio d'anni abbiamo interrotto questa cosa perché c'è stata la guerra e quindi non era possibile poterci andare. Io spero il prossimo anno di poter riprendere
queste missioni che si articolano in 2 settimane e in genere riusciamo a vedere circa 250-300 bambini, tutte con patologie veramente importanti. Ci faccia degli esempi, professore. Quali sono? Ad esempio, ci sono tantissimi bambini che presentano delle malformazioni congenite sui genitali, ad esempio i genitali ambigui, hanno delle, diciamo, metà donna e metà uomo, quindi dobbiamo decidere se farli maschi o femmine, o ad esempio malformazioni della vescica o ancora malformazioni addominali importanti. E che quindi addirittura io ho trovato delle malformazioni non operate in ragazzini di 10 anni e 11 anni, cioè sono cose che qui veramente non succedono. E riusciamo a effettuare anche fra i 30 e i 40 interventi, perché molto spesso un intervento ha bisogno di 4, 5, 6 ore, un singolo step, perché sono bambini che poi vanno operati in 2-3 volte. Quindi si fa un primo intervento, l'anno dopo se ne fa un altro e poi un altro. Insomma, sono argomenti molto, molto forti, dico la verità, anche perché pensare a interventi così importanti in bambini piccoli fa sempre una certa impressione, soprattutto in un contesto di guerra, e non credo, ecco, che sia anche semplice per voi affrontarlo. Parliamo invece di questa commedia, la Bottega del Diavolo, una commedia straordinaria, molto, molto interessante. Abbiamo proprio parlato anche con l'autrice. Allora, che cosa ci racconta invece Marco Bonucci di questo legame con questa Onlus? Da che cosa è nato? Sì, dunque, innanzitutto l'importanza tra le due associazioni, ovviamente, è l'importante No, la conchiglia, perché noi no, un'attività. È il fine, è il fine. Diciamo il Insomma, cioè, punto di noi ci fine. divertiamo, loro invece lavorano seriamente su Vabbè, ma cose insomma, importanti. Ecco, aiutare con il sorriso è sempre una grandissima ma per cosa, eh? noi è un grande onore riuscire in qualche modo a contribuire all'attività della conchiglia. La collaborazione è nata già qualche anno fa, Sì, qualche anno fa. 2014-2015. Un evento unico nell'entrone del Palazzo Comunale con la presentazione del Settimo Cavaliere, un evento unico, non so se lo conoscevi, Sì, in cui è stato presentato un palio straordinario per Fint, è stato l'intervento del sindaco, l'evento di tanti docenti, e poi è stato presentato un palio straordinario, effettivamente dipinto, che poi è andato all'asta, e quel palio è su ad arredare anche la chirurgia la chirurgia pediatrica. pediatrica. Lì è poi è continuata con la collaborazione con Ladri di Cuore, la nostra commedia. Poi dopo l'anno dopo ho sposato 7 donne. Io avevo sposato 7 donne. Sì, è vero, è E vero. comunque sono È un sempre vivo, temerario, è un sempre temerario, vivo. È vero, coraggioso. è E vero. quest'anno continuiamo con la Bottega del Diavolo. Perfetto. E questo è un passaggio importante anche perché credo che consolida questa unione, nel senso, quando queste unioni sono così forti, questi legami così solidi, poi le cose riescono anche con più semplicità. Non sono mai facili, però diventano un pochino più semplici perché comunicare fra persone che si conoscono molto bene, insomma, nascono sinergie importanti. Ritorniamo all'argomento centrale che è quello della Onlus, la conchiglia, e di questa finalità molto interessante, cioè il fatto di predisporre tutto al meglio per accompagnare il bambino in chirurgia. Tante le cose che fate qui a Siena, però approfondirei ancora di più lo sviluppo che avete portato fuori, perché lei mi parlava, del fatto che siete stati, voi chirurghi di pediatria di Siena, così temerari di andare a fare interventi in luoghi dove l'America addirittura non mandava Sì, persone. è E vero. avete fatto una cosa anche molto importante, avete portato un macchinario che era inesistente È vero, è vero. lì. Intanto diciamo questo, che grazie al grappolo, veramente devo dire, stiamo per completare un progetto che io ora non ne vorrei parlare perché poi lo presenteremo quando è Ma è pronto. meglio, così l'abbiamo ospite Ecco, un'altra è volta. presente pronto proprio per prendersi cura anche dei bambini nostri, i bambini di Siena o di Certo. comunque tutti che vengono qui. È un progetto veramente carino, importante, e questa manifestazione che loro fanno, queste commedie, serve anche a finanziare questo tipo di progetto. Ma al di là di questo, che è altrettanto importante, diciamo che quando noi siamo andati in Kurdistan, io mi ricordo che era il 2007 e ancora nessuno team
straniero era andato a operare lì. Noi siamo andati lì, gli americani pagavano, loro non ci andavano, loro se volevano operare i bambini li facevano venire ad Amman, no? Mentre noi siamo andati direttamente in Kurdistan, forse siamo stati, non so se siamo stati sfrontati, un pochino più sfrontati, non lo so. Però il dato di fatto è che con il training on the job loro ci hanno dato dei fondi dove noi abbiamo potuto comprare un'apparecchiatura che abbiamo comprato in Italia, l'abbiamo portata in Kurdistan. Materialmente? Materialmente, voi? Sì, ah, sì, io l'ho portata io nella valigia. Perché, nella valigia. Ecco. Voi mi insegnate che il rischio che vada disperso quello che noi raccogliamo è altissimo, perciò seguire sempre costantemente che fine fanno i soldi raccolti è importante. Ne abbiamo portato anche altre di apparecchiature. Certo. E abbiamo insegnato loro questa tecnica con questo apparecchio che non esisteva in Iraq e loro ora, diciamo, su questa patologia che è il reflusso vescico ureterale non operano più i bambini come facciamo noi, li infiltrano con questa sostanza e guariscono. Quindi è stato veramente molto importante. Che cambiamento c'è stato grazie a questo macchinario lì? Tanto. A numeri, ci può dire dei numeri? Certo, lei prova a immaginare che noi ne facciamo in un anno forse 20, forse 30 di infiltrazione, lì in un anno ne fanno 480. Sono tantissime le patologie legate proprio a, sì, a questa cosa, i problemi. Da che cosa nasce? La patologia? Sì, sì, sì. Beh, è una patologia di tipo congenito, tenga conto che dove andiamo noi è una popolazione di 1 milione di abitanti con l'interlante di un altro milione, quindi lì sono 2 milioni di abitanti. Ecco. E quindi c'è più patologia. Ho capito. E poi loro si sposano fra consanguinee per quindi tante si patologie perpetua. Congenite, malformative congenite sono dovute anche a questo. A questo. Tantissima realtà, veramente, è molto importante proprio quello che stiamo facendo. Dico stiamo facendo perché effettivamente tutti coloro che poi partecipano a questi eventi e perciò chi interverrà a vedere questa bella commedia il 19 novembre potrà dire c'ero anch'io ho dato il mio contributo per queste esperienze meravigliose e per far sì che i nostri bambini che sono di Siena, della nostra provincia e che debbono purtroppo affrontare un evento chirurgico possano viverlo al meglio e poi andare anche oltre confine, altra gratitudine certo. Grande, no? Certo, certo, sicuramente. Io devo ringraziare veramente tutti i componenti del Grappolo perché loro ci stanno aiutando veramente tanto e il fatto stesso che una sera dedicano, va bene, loro si divertono, è vero che si divertono, però dedicano una serata alla chirurgia pediatrica, alla nostra Ollus e sicuramente quando faremo questo progetto sarà finito a breve e allora sarò veramente felice di poterli ringraziare e di fargli vedere che cosa succede una serata, cosa si riesce a fare. Marco Bonucci, come sono andate le prove e come vi sentite ad essere così tanto vicini a questo debutto? Perché insomma è una prima, no? No, non è una prima, l'abbiamo già fatta a marzo, un paio di serate, poi non c'era più il teatro libero, quindi abbiamo rimandato a novembre altre due date. Ok, allora però diciamo l'emozione che rimane siete perché, più perché pronti. Nel frattempo si è dovuto cambiare anche un paio di attori, capito? Ecco, perché quello non può più venire, quello non può, essendo un ambito così di questo tipo, no, basta che uno viene trasferito per lavoro da un'altra parte, addio l'attore non c'è più, sì, e quindi ci vuole un'altra persona che entra nella parte, quindi c'è sempre un po' la tensione, l'emozione, il reinserimento, può ricordarsi tutto, però poi quando si arriva in qualche modo poi l'emozione diventa una cosa che ci rende vivi, insomma. Il Grappolo credo che abbia anche come patrimonio una grandissima rete di sostegno, no? Perché siete tutte persone, per così dire, cioè non professionisti al 100%, perciò sì, certo, vivete veramente ogni sforzo che fate con una passione quasi paliesca, sì, nel senso, ora, sentite diciamo, tutto molto vostro. Certo, ora diciamo comunque, ecco, noi facciamo beneficenza, però dobbiamo essere grati anche a chi è beneficiario del nostro lavoro. Ma senza perché dubbio. Molte persone vengono perché sappiamo che facciamo quella beneficenza. Quando faremo lo spettacolo per la conchiglia, verranno persone che non sarebbero venute
altrimenti invece vengono perché sanno che faranno beneficenza per la conchiglia. E quindi per noi è un pubblico che magari diventa affezionato, magari gli piace la commedia e diventeranno nostri fans. Infatti cresce sempre intorno a noi comunque tutta una serie di persone che comunque vengono a vederci, che tanta amicizia, simpatia, solidarietà, è piacevole. Credo che sia una cosa veramente molto interessante dell'Associazione Il Grappolo, perché questa compagnia teatrale nasce proprio con questa finalità e diciamo che ottiene sempre questi due risultati, cioè le persone si avvicinano al teatro, che è un'arte che magari viene non più considerata tanto come succedeva invece anticamente, e l'altra conquista è il fatto di avvicinare con il teatro le persone anche alla beneficenza, e ed è una cosa di conseguenza che però vi rafforza molto. Sì, no? E aumenta la nostra presenza sulla città, effettivamente. Senza dubbio. Aumenta tantissimo. A dire la verità, credo che l'apprezzamento per la vostra compagnia sia assoluto, perché io sento solo apprezzamenti su di voi. Allora, professor Messina, quali sono le esperienze, le cose che vorrà fare a breve? Esperienze, lei parla di interventi e anche di progetti da sviluppare, non solo a Siena, anche fuori. Sì, sicuramente mi piacerebbe ritornare in Kurdistan, perché, devo essere sincero, un certo numero di bambini hanno avuto il primo step, io non so se li ritroverò ancora. Dopo la guerra, ma avrebbero bisogno di fare un secondo e un terzo step, e ce ne sarebbero tanti altri. Possono venire anche qua a curarsi? Come intervenite quando un bambino ha bisogno di sì, magari di venire qua? Questa è una cosa un pochino... Noi avevamo fatto una convenzione, no? Lei prova a immaginare, un bambino con la vecchia, con l'amministrazione precedente, avevamo fatto una convenzione per cui un bambino curdo costava 4.000 euro. C'è praticamente nulla, e abbiamo fatto venire, non so se siamo arrivati anche a 40 bambini qui a Siena, di bambini che io non sapevo cosa fare, perché prima dovevo studiarle con delle tecniche particolari che non c'erano, che lì, non c'erano e là. Poi decidere cosa fare. Bisognerebbe rifare una convenzione, io penso che 4.000 euro sono pochi, quindi, ma la cosa importante secondo me invece è andare lì a curarle lì. Perché il costo di un bambino che viene qui è veramente molto alto. C'è un altro fattore importante, secondo me, da non trascurare, è il fatto che tre chirurghi con la vostra preparazione possano essere in quel posto ed insegnare ai chirurghi nuove tecniche. E questo credo sia un patrimonio inestimabile, cioè non c'è cifra per la formazione di così alto livello, è un patrimonio anche per loro. Sono d'accordo, loro hanno imparato molto da noi, ma anche noi abbiamo imparato molto da loro. Voi provate a immaginare che qualche volta mentre si opera, qui non potrebbe mai succedere, no? Che va via la luce. No. Cioè lì quando va via la luce, va via la luce. No. Cioè, ecco. E quindi, mentre qui non può succedere. Quindi si lavora anche in queste condizioni, si lavora su due tavole contemporaneamente. E loro hanno il pubblico e il privato, per cui loro la mattina vanno sul pubblico, il pomeriggio vanno sul privato. Sul pubblico veramente vengono pagati pochi. E quindi quando andiamo noi li costringiamo a dei lavori mattina e pomeriggio. Devo dire che loro sono veramente molto bravi, hanno voglia di una ospitalità veramente importante. Ecco, io ho lasciato il cuore in Kurdistan, devo essere sincero. Sono esperienze veramente fortissime. Allora diciamo, il 19 novembre, Teatro dei Rozzi, la compagnia teatrale Il Grappolo porterà in scena la commedia La Bottega del Diavolo. Ovviamente tutto quello che sarà raccolto sarà donato alla Ollus La Conchiglia, amici della chirurgia pediatrica di Siena. Il professor Messina ha già speso questi soldi? Diciamo, sa già dove andrà, sì, perché di solito è così, no? Sì. Sì, sì, stiamo facendo, come le dicevo, questo progetto veramente bello, che aiuterà il bambino nel suo percorso di stress, se vogliamo dire così, pre-intervento e post-intervento lungo il tragitto del nostro ospedale. Perfetto. Quindi stiamo già
Ripeto, non posso dire di che si tratta, ma è un bellissimo progetto dove confluiranno questi fondi. Benissimo, e perciò noi potremmo anche dire che partecipando a questa bellissima serata e godendo di questa commedia veramente molto molto bella, carina, divertente, interessante, potremo poi vedere il risultato del nostro biglietto direttamente nel nostro ospedale in chirurgia pediatrica. E noi la inviteremo con la sua telecamera a venire allora quando il progetto sarà pronto. La troupe sicuramente si attrezzerà per esserci. Ringrazio i nostri ospiti, è stato molto interessante, molto importante anche vedere questo aspetto della nostra città che è sempre molto molto attenta a queste dinamiche, molto spesso non lo sappiamo e il nostro compito è proprio questo, di informare tutte le persone di quanta umanità c'è dietro ogni azione dei nostri protagonisti. E perciò grazie ancora al professor Messina, grazie al regista Marco Bonucci e grazie a tutti coloro che il 19 novembre andranno al Teatro De Rozzi e compreranno il biglietto per questo bellissimo evento. Grazie a tutti e a presto. Buonasera a tutti.